Ciao Milano! Ovviamente concittadina, come tutti sapete, io milanese doc, si sente dall'accento. Anzitutto io voglio ringraziare tutti i colleghi che sono sparsi qui fra di voi. Oggi siamo più di 50 parlamentari che siamo venuti a vedere appunto cosa stava accadendo all'Expo. Siamo venuti a vedere gli unici due sputi di verde che avete, perché credete, abbiamo girato con il pullman, vi sono rimasti tre parchi e hanno deciso che ci vogliono fare un canale. Allora, voi però domandatevi un'altra cosa. Questa dovrebbe essere una democrazia, quindi il popolo dovrebbe essere sovrano. Ma se c'è un popolo che dice che non vuole un canale, ma chi cavolo invece deve decidere che il canale lo dobbiamo fare? Allora, sapete che cosa succede però? Che in realtà dentro il Parlamento c'è gente che qualcuno ha mandato, perché se oggi siete qui ci avete mandato a noi e noi oggi infatti diciamo no al canale, ma qualcun altro ancora si ostina a mandare all'interno del Parlamento persone che oggi in piena campagna elettorale vi vengono a dire che ci sono 20 miliardi per fare tutto. Quando io ero in commissione bilancio, io ero quando facevamo la legge di stabilità e non c'era e non c'è una lira. Allora adesso 20 miliardi, il signor Renzi o mette la pezza con la carta e ci dice da dove li sta prendendo, o credetemi, io voglio essere scettica, ma molto scettica, e capire se c'erano prima, come mai non li abbiamo usati su quelle che erano le proposte del Movimento 5 Stelle? Perché il reddito di cittadinanza non si poteva fare? E oggi ci sono 80 euro per le buste paga. 80 euro, 80 euro in busta paga. Signora, fra un anno dovremmo dare 50 miliardi all'Europa, ma noi quei 50 miliardi non glieli vogliamo dare. Perché come vogliamo riprenderci questo paese? Noi ci stiamo riprendendo il nostro paese andando in Europa. Noi non andiamo in Europa per fare gli interessi dell'Europa, noi andiamo in Europa per fare gli interessi dell'Italia. Una cosa che non è mai stata fatta. Chi sono i vostri rappresentanti in Europa? Li sapete? Li conoscete? A me me ne è bastata una, Iva Zanicchi. Una. E allora c'è qualcosa che non va. Gli altri li conoscete meglio di me. Mi sono rifiutata di sapere chi erano. Ho detto dopo Iva Zanicchi, non lo voglio sapere. Mi basta questo, grazie. Torno a fare lavoro nelle istituzioni, che già dentro il nostro di Parlamento ce ne abbiamo parecchi. Allora, io mi permetto, essendo oltretutto l'unica esponente femminile, di dire una cosa alle donne che sono oggi qui. È stata approvata una legge elettorale dove non ci sono ovviamente le preferenze di genere. Non vogliamo vantaggi che siano esclusivamente di apparenza. Vogliamo sicuramente un'attenzione da parte dello Stato che si renda conto che una donna ha oggettivamente tante cose da fare che a volte non gli permettono di fare un'attività politica. Io la faccio, e la faccio a discapito di mio figlio, che quando mi vede in televisione mi dice per favore cambia canale, e c'ha ragione, perché quando sono a casa vuole la mamma, e io voglio tornare a fare la mamma, voglio tornare a fare la mamma, e voglio tornarci con la dignità di una donna, con la dignità di una lavoratrice, con la dignità di un cittadino, e questo possiamo permetterlo solo noi. Avete una occasione per non farvi rubare non la terra, non un prato, la democrazia. Oggi abbiamo garantito che fra due mesi andiamo a votare. Io, se manteniamo in piedi questo governo, non so nemmeno se avremo più garantita la nostra democrazia. Signori, facciamo la rivoluzione. È un treno che passa, questo delle europee. Prendiamolo, perché dopo questo treno non è detto che siamo tutti fermi alla fermata. E grazie a voi.